Marco Taradas, oggi c'è la sessione dedicata al tema del carcere dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Proprio in questa cornice della quarta conferenza nazionale dedicata alla difesa dei non difesi, il presidente dell'associazione ha segnalato come ci sia in corso una sorta di svolta giustizialista in Italia e come questa in qualche modo sia frutto di un clima nel paese prima ancora che di decisioni concrete che vengono prese nel Parlamento e dal governo. Ci sono però delle leggi che stanno andando in questa direzione e che devono preoccupare, a suo avviso, leggi recenti anche approvate. Intanto io non credo che dipenda soprattutto dalla popolazione e dal suo modo di pensare, ma credo che nel corso di questi anni, in particolare da un anno a questa parte, è stato esaltato talmente tanto il pericolo, l'insicurezza e il ruolo del carcere che il riflesso sull'opinione pubblica è naturale, anche perché praticamente sono queste le uniche informazioni di cui l'opinione pubblica riesce facilmente a disporre attraverso la televisione di Stato, che è completamente stata occupata da Salvini, Di Maio e dai loro contratti e contrasti, e di conseguenza è molto difficile fare un ragionamento razionale, portare dati e cercare di far capire che il carcere non è la soluzione per nulla se viene indicata come unica soluzione. Certo, il carcere è necessario in molti casi, però se non si offrono delle prospettive alternative a coloro che prima o poi usciranno dal carcere, è chiaro che il rischio della ripetizione degli atti di delinquenza si rinnovi, e tutte le cifre disponibili anche al Ministero della Giustizia stanno a dimostrare che coloro che hanno avuto un trattamento carcerario tendente alla rieducazione e al reinserimento nella società poi sono molto meno portati a rientrare in carcere, viceversa per coloro ai quali è prospettato solo carcere. Con il ministro Bonafede abbiamo invece avuto la teorizzazione dell'opposto. Al carcere si risponde soltanto col carcere, quindi condizioni di vita migliore all'interno delle carceri, ma carcere fino alla pena scontata, fino in fondo in carcere, come se le pene alternative non fossero pene.